Il grande Satana ha deciso di scendere, la vita mi ha portato, la scelta personale mi ha portato a difendere gli interessi nazionali un po' dappertutto nel mondo, no? Sono stato in Afghanistan, in Libia, in Iraq, e ho fatto il mio lavoro, per il quale vado estremamente fiero e non chiedo grazie da parte di nessuno, è stata una scelta mia fatta consapevolmente. E pensando al futuro, pensando alle mie due figlie, vorrei sinceramente cercare di fare qualcosa per dare loro un futuro migliore. Dare loro un'Europa migliore, un'Italia migliore, un'Europa dove si possa uscire, una donna possa uscire la sera senza avere paura di essere molestata o scippata, dove un cittadino qualunque possa vivere senza mettere le grate alle finestre o le porte blindate per la paura che qualcuno gli entri in casa, dove si possa manifestare liberamente la propria idea e il proprio pensiero, qualsiasi esso sia, perché tutte le idee e tutti i pensieri hanno la dignità di essere esternati e rappresentati. Le idee e i pensieri si combattono sul piano delle argomentazioni e non nei tribunali, e non con la gogna mediatica o con la censura. Vorrei un'Italia più identitaria e un'Europa più identitaria, nel quale le mie figlie si riescano a riconoscere senza nessun problema, perché l'identità dei popoli esiste, c'è. Eccolo qua, noi siamo il popolo italiano. Qualcuno mi diceva, ma non è vero, l'italianità non esiste. Guardate, questa è una fetta di italianità e abbiamo delle caratteristiche che sono comuni e nessuno ce le può togliere. E questa è la realtà che si contrappone a quella che qualcuno ci vorrebbe imporre come percezione. È una realtà vera che dobbiamo affermare e vorrei che un domani i nostri figli lo possano dire con grande libertà, senza avere la paura di essere accusati di aver violato chissà quale principio di farlocca inclusione che nella realtà non esiste, ma è solo una percezione che ci vogliono imporre. Vorrei che i nostri figli non si dovessero vergognare della storia che li caratterizza, perché questo ci porta alla cultura woke e la cancel culture, il fatto di doverci vergognare di quello che hanno fatto i nostri nonni e i padri dei nostri nonni e i nonni dei padri dei nostri nonni. Quindi se quello che siamo, che vuol dire benessere, ricchezza e progresso, perché io che ho girato il mondo posso affermare con assoluta certezza che l'Occidente e l'Europa è benessere, ricchezza e progresso rispetto al 90% del resto del pianeta. Quindi ne vado estremamente orgoglioso e vorrei che questi figli possano veramente avere un'opportunità in più rispetto a quella che noi abbiamo avuto. Ho parlato di valori di patria, di confini, di identità, di sicurezza e ritengo che questi valori siano sovrapponibili con quelli della Lega. È per quello che mi presento come candidato indipendente nell'ambito della Lega. Guarda che c'è giù dal palco. Salve, no. Generale, un attimo di qua. Aspetta di mano. Stretta di mano, abbraccio. Una marziale stretta di mano. Cosa? Vieni qua. Per lei, prego, è un piacere, anche per voi.